Ciao a tutti e benvenuti sul nostro canale Beautiful Italian Language and Culture. Oggi impariamo ad esprimere sentimenti ed emozioni in italiano. Ma prima pensiamo un attimo, quale verbo usiamo? Prima di imparare i nuovi vocaboli, vediamo un attimo quale verbo possiamo usare per esprimere sentimenti ed emozioni. Possiamo usare il verbo essere o il verbo avere. Usiamo il verbo essere per esprimere delle sensazioni emotive e delle emozioni interne. Usiamo il verbo avere per esprimere delle sensazioni fisiche oppure per esprimere dei bisogni. Esempio: io sono stanco con il verbo essere. Io ho fame. Un bisogno. Usiamo il verbo avere. Incominciamo con i vocaboli che richiedono il verbo essere. Segui attentamente gli esempi e ripeti. Fai attenzione però all'uso del maschile e del femminile negli esempi. Stanco. Marco è stanco. Martina è stanca. Triste. Riccardo è triste. Martina è triste. Felice. Il bambino è felice. La bambina è felice. Annoiato. Sandro è annoiato. Alessia è annoiata. Arrabbiato. Rita è arrabbiata. Massimo è arrabbiato. Geloso. Giulio è geloso. Roberta è gelosa. Innamorato. Claudio è innamorato. Maria è innamorata. Sorpreso. Pietro è sorpreso. Sofia è sorpresa.
Imbarazzato. Teresa è imbarazzata. Enrico è imbarazzato. Confuso. Mario è confuso. Carlotta è confusa. Preoccupato. Chiara è preoccupata. Lorenzo è preoccupato. Pigro. Questo bambino è pigro. Questa gatta è pigra. Spaventato. Sonia è spaventata. Valerio è spaventato. Sicuro di sé. Carla è sicura di sé. Pietro è sicuro di sé. Malato. Il bambino è malato. La ragazza è malata. Ora vediamo quando dobbiamo usare il verbo avere. Paolo ha fame. Io ho fame. Io ho sete. Carla ha sete. Io ho sonno. Sara ha sonno. Io ho freddo. Gianni ha freddo. Io ho caldo. Paolo ha caldo. Per oggi è tutto. Se questo video ti è stato utile, ricordati di iscriverti al nostro canale. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!